Occhio l'Atalanta, perché ci sono delle notizie interessanti. De Ketelaere, attenzione, pallone in mezzo per Kopp-Meiners, che non riesce a prenderla di testa, la palla resta lì ancora. De Ketelaere cerca di metterla in mezzo, sembra un flipper, col pallone Bremer messo nuovamente in mezzo. Felix. Si salva la Juventus. Stile muro, con Gatti prima, Bremer poi, capisci Franci, perché ho cercato di deviare il discorso sul dopo. Si abbassa Manuel, appoggia sulla sinistra per Ealing, che allarga a sua volta per Chiesa, che è molto largo dalla parte sinistra del campo. Punta, va sul sinistro, va in fondo, la mette palla dentro. Miretti, salvataggio del portiere. Che Carnesecchi palla, para tutto sul primo palo. Molto bravo, molto attento Carnesecchi a dire di no. Attenzione al possibile lancio lungo per Scamacca, che non aggancia. Punizione. C'è Milik e c'è Federico Chiesa. Mi sa che arriva. Anche Danilo. No, parte Federico. C'è ancora contro la barriera, ragazzi, ma di nuovo il pallone poi torna ancora a Gatti, fuori dall'area di rigore, che allarga sulla destra per Cambiaso. Due punizioni identiche contro la barriera a metà altezza, neanche per dire salvate con la testa. Sbaglia Miretti qua. Attenzione, Scamacca. Bravissimo Scamacca, si autolancia. Attenzione al possibile contropiede dell'Atalanta. No, Scamacca, 20 metri, chiama palla Kopp-Meiners. Non lo Fabio serve. E si addormenta Scamacca. Bravo, poteva Fabio servire Kopp-Meiners. Bravo Fabio. Questa se l'è giocata malissimo. Molto Scamacca, male. Malissimo proprio. Molto male, però va a recuperare un bel pallone adesso. Lo riconsegna a Scalvini. Cioè, poteva quasi arrivare a calciare. Sì. Scamacca invece non calcia. Pasalic, Coppe! Eccolo lì. Ragazzi, in bellissimo, quella che chissà potrà diventare casa sua tra un po' di tempo. Intanto gioca per l'Atalanta e segna per l'Atalanta in maglia rossa, un gol fantastico, è il nono in questo campionato. Atalanta in vantaggio, schema funzionato. Polli! Schema funzionato alla perfezione. La Juventus si fa uccellare e sorprendere come mai dovrebbe fare una difesa di una squadra come la Juve. 35 di gioco, Atalanta in vantaggio allo Stadium. Assolutamente fantastica, devo dire, la trovata su punizione. Da lì 9 volte su 10 vai a calciare tutta la vita e invece no. L'Atalanta sceglie un'altra soluzione. Mamma mia. Da Pasalic per Kopp-Meiners, sinistro che non lascia scampo a Szczęsny. Devo dire la verità, non se l'aspettava nessuno. No. Dribbling in mezzo a 3, Chiesa, tiro a giro! Il miracolo di Carnesecchi. E questa è l'occasione forse più propizia della Juventus, ma era tutto fermo per fallo, per fuorigioco di Milik. Fuorigioco, esatto. Ma l'azione è andata avanti 10 secondi. Tantissimo, sentivo oggi che hanno proprio richiesto agli arbitri di farle finire sempre in caso di fuorigioco. Ma è giusto, è così, dal regolamento dopo è giusto. Cioè portare avanti anche, occhio Locatelli, tre quarti campo, Milik dentro per Chiesa, entra in area di rigore, era sbaglio, la strozza troppo, Fede! No, vabbè, però ragazzi, ricominciamo così, torniamo al discorso di prima e di Napoli, uguale. Questo è un gol gigantesco divorato da Chiesa. Sì, sì. Milik fa benissimo col tacco, gli libera lo spazio in area di rigore, lui entra dalla sinistra portandosi avanti il pallone col destro, calcia col sinistro strozzando troppo il tiro e la palla esce larga di un metro. Non si può, non si può. Erroraccio. Non si può. Questa è un'occasione gigantesca della Juventus. Se è grasso, non miri tanto bene, però... Poi lo prendi nel... Va bene, andiamo avanti. Ealing guarda, appoggia per Chiesa. Scambiano i due. Ancora Ealing nello stretto. Bravo qua Ealing, con molta qualità. Bravo Locatelli, di prima per Miretti, che deve faticare. Bravo Ian, addirittura col tocco di tacco a cercare Pasalic. Contropiede Atalanta. C'è campo, Per Pasalic, Scamacca. Mal va indietro questa sopra di lui. Il tiro! E il miracolo di Szczęsny. La bella conclusione di Scamacca, che forse sarebbe finita in fondo al sacco. Aspettiamo di rivederla, ma si è liberato molto bene. Sembrava a un certo tratto lo Scamacca di Lisbona. Bravissimo Ian qui, superare gran anche giocata. Locatelli, a servire Pasalic, che vede Scamacca. Allora, qui Pasalic in realtà mette un po' in difficoltà Scamacca, sì, perché gli dà dietro la palla arretrata. In questo caso bisogna dire è bravo Scamacca a girarsi e a, tra virgolette, a rimediare all'errore del compagno, riuscendo comunque ad andare al tiro. Sì. E qui ci vuole tutto Szczęsny. Bello questo pallone di Chiesa per McKenny, dentro per Cambiaso! 1-1! 1-1, il migliore in campo come al solito ancora oggi. Bellissima qua la giocata di Chiesa, che si sveglia al 65esimo minuto, imbucata dentro di McKenny. Chiesa di prima per Cambiaso, che entra in area di rigore con la punta, anticipa l'uscita di Carnesecchi. Secondo gol in Serie A e al 66esimo minuto la Juventus pareggia questa partita che stava diventando veramente complicata. Eccolo qui il risultato che cambia l'Allianz. Dopo tanta sofferenza la Juve trova il gol del pareggio, si riporta a meno 1 dal Milan e l'Atalanta torna invece a quota 47, a pari punti con la Roma, a meno 4 dal Bologna.
Pareggio meritato per quello che avete visto fino a questo momento? Direte di sì. Per me è strameritato. Cioè, qua ci sta stretto il pari a noi un po' oggi, ragazzi. No, perché da volte ci facciamo condizionare dalle opinioni, dagli episodi. Vero, grandissima giocata di punizione dell'Atalanta, una parata di Szczęsny e poi grande contenimento, ordinato. Scusami, però. Ealing, servito da Milik sulla tre quarti, perché la Juve sta spingendo da tutto il secondo tempo. Ancora Ealing, che sulla sinistra sta facendo quello che vuole. E forse magari con una prestazione come quella di oggi devi farlo giocare sempre. McKennie fuori per Milik! Arkadiusz! Questa Juve non meritava quel risultato! 2-1, ribaltata al 69esimo. Si risveglia il polacco dopo un primo tempo pessimo e risorpassa i cugini milanisti. Ciao Tizi, ti ho sentito prima. Forza Atalanta, 2-1 Juve. In 4 minuti la Juventus la ribalta con Cambiaso e adesso con Milik, l'uomo forse più atteso. Si sta facendo perdonare quanto fatto contro l'Empoli. Eccola qua, ragazzi. La Juventus Ealing, che sale di nuovo al secondo posto in classifica contro sorpasso. Ed è l'Atalanta ad andare giù. Lo stop di petto di McKennie, perfetto, bellissimo. Due assist. Qua Ealing ancora una volta fa ubriaca praticamente la tua guardia dell'Atalanta sulla destra. Mette un pallone dentro delizioso. McKennie dentro la rigore all'altezza del dischetto. Stop di petto servendolo indietro Milik, che arriva e colpisce col corpo tutto in avanti per tenere il pallone basso con un esterno sinistro molto forte. Carnesecchi la tocca ma non riesce a trattenere, la palla finisce dentro. Partita ribaltata. E sinceramente, l'avevo detto un secondo fa, la Juve non meritava neanche di pareggiare, questo secondo me è il risultato più giusto. Poi l'Atalanta è una grande squadra, per carità del Signore, tutto quello che vogliamo, ma non possiamo divorarci tutte le volte 800 gol o sbagliare troppi tiri dentro l'area di rigore e da fuori. Ci vuole più precisione e più attenzione. Chiudere gli spazi. La? Rialza la zip. Rialza la zip quando tu vuoi chiudere, no? La cerniera? La cerniera. Ma che immagini sessuali. Quindi tipo un pantalone la Juve. Darsi sì per Coppa! Ragazzi, ma non si può! La zip! Eccola qui! 2-2! Ma dai, ma ragazzi, 2-2, che cernierone! 24esimo gol da quando all'Atalanta, il decimo stagionale, ha rialzato la zip l'Atalanta. Ecco qui, 2-2. Ha calato le braghe la Juve più che l'Atalanta. Ma come si fa? Tra Chinotti e zip! Ogni volta che si entra in area di rigore, ragazzi, ma come si fa? Ma come si fa? Cioè, la Juve non ha più la difesa! Non ce l'ha più. Il pareggio dell'Atalanta, taglio. Vediamo se sul taglio è tutto regolare, perché l'unico dubbio può essere quello, eventualmente. Diamo un'occhiata al taglio, perfetto, è tutto regolare. Ragazzi, ma è perfetto l'assist di Jim City, è fantastico il sinistro di Cobb Miners, palla che passa, ragazzi, sotto la pancia di Szczęsny. Ma c'è Bremer, la deviazione di Danilo con la suola. Chiesa, pallone dentro l'area di rigore. Salta Gatti! Vabbè. Era Ken che sbuccia il pallone in malo modo, perché Gatti non lo prende, secondo me passandogli davanti gli toglie la visuale. Rivediamo l'azione. Era buona la posizione. No, Ken quasi divora. Fuori gioco di Weah, secondo me. No, Weah non è. Qua in due vanno sul pallone. Gatti e Ken, la palla va a finire per terra, sbatte davanti a Carnesecchi e finisce alta. Occasione clamorosa per la Juve al 93. Un calcio normale, non quello. Per mettere un pallone dentro la porta che poteva essere giocato in modo molto più semplice. Guida dice che basta così, altro che 30 secondi in addirittura più. Prima. Qualche secondo finisce in meno. 2-2.